Benvenuti alla sala stampa del Mazzella con Mister Bonocore per la presentazione di Ischia Anzio, un'altra gara sicuramente da affrontare con concentrazione. Immagino che avrai lavorato per correggere un po' quello che abbiamo visto fino ad oggi, no? Questa partenza un po' disera della tua Ischia. Di domenica? No, domenica invece penso che noi abbiamo fatto la prima mezz'ora molto buona. E dopo, secondo me, abbiamo perso un po' le distanze, ci siamo un po' allungati, abbiamo perso il giocatore che in quel momento stava facendo migliore in campo, che era Giacomo Marro, quindi un po' questa cosa l'abbiamo subita. Però poi abbiamo giocato contro una buona squadra, una squadra che poi gli mancava tanti giocatori anche insomma, a loro, quindi sapevamo che era una partita difficile, credo che poi nel complesso abbiamo fatto una partita discreta, possiamo fare sicuramente meglio perché quando abbiamo la palla dobbiamo lavorare meglio sicuramente. Poi alla fine è uscito questo 0-0, penso che tra le occasioni che abbiamo avuto noi e le occasioni che hanno avuto loro, credo che sia anche un pareggio giusto, cioè alla fine credo che sia un pareggio giusto, anche se noi sicuramente come squadra così dobbiamo fare meglio. Mister, sicuramente la partita di domenica scorsa si è caratterizzata per i due infortuni, Giacomo Marro e Baldassi. Come stanno i ragazzi? Dario non si è mai allenato, adesso siamo fatta risonanza magnetica, stiamo aspettando i risultati. Però credo che domenica non sia disponibile. Valerio oggi si è allenato, quindi penso che sia rientrato tutto e sia a disposizione. Parlando della partita di domenica, per poi arrivare alla partita di domenica, che però giocherà in casa contro Lanzio, che cosa le è piaciuto della prestazione contro il Cassino? Che cosa invece forse avevate preparato in un altro modo e non gli è piaciuto No, ma a me è piaciuto la prima mezz'ora perché noi abbiamo preparato la partita a giocare uomo contro uomo finché abbiamo tenuto, siamo stati aggressivi, siamo stati corti, la prima mezz'ora abbiamo avuto 3-4 palle per fare gol, loro ne hanno avuto solo una su un calcio d'angolo che c'era la palla Matteo, l'ha rinviata male. Sulla respinta sono ripartiti, dopo un po' non abbiamo lavorato più bene quando non c'avevamo più la palla, e sicuramente il fatto che Dario Giacomarro è dovuto uscire ci ha condizionato molto, perché è un giocatore dinamico, un giocatore che ci fa giocare, sa giocare, ha tutte le caratteristiche di un centrocampista importante, quindi noi possiamo avere la mancanza di tanti giocatori, ci sta, però credo che lui sia dall'inizio dell'anno il giocatore più importante che noi abbiamo, e quando non c'è si sente la mancanza. Quindi dopo insomma abbiamo perso un po' le distanze, abbiamo sbagliato proprio nella scelta del gioco, del passaggio, abbiamo sbagliato un sacco di palle nelle ripartenze. Alla fine abbiamo avuto 2 o 3 volte la palla, siamo ripartiti, abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Però poi mi è piaciuto il fatto che si sono aiutati nelle difficoltà della partita, perché poi ci sono stati il secondo tempo difficoltà della partita. La squadra ha lavorato, tra virgolette, nella fase difensiva, si sono aiutati tutti, questo hanno preso solo un palo che ha fatto un tiro da lontano, insomma. Hanno preso sto palo, poi dopo hanno avuto un'altra azione nel secondo tempo. Più o meno la partita è stata equilibrata, insomma, hanno avuto occasioni noi, occasioni loro. Loro gli mancavano tanti giocatori uguali a noi. Il Cassino è una squadra importante, una squadra che sta là, che sa giocare, che le cose che si vedono, che si vede che hanno un'organizzazione di squadra, quindi insomma i risultati poi sono sotto gli occhi di tutti. Quindi noi, se poteva fare di più, si poteva fare meglio,
Però nella difficoltà che poi dopo, insomma, la partita dopo la mancanza di Valerio, mancanza di Dario, la squadra poi ha fatto, tra virgolette, abbastanza bene. Io non è che sono contentissimo, perché noi dobbiamo lavorare meglio quando non abbiamo la palla, fare meglio. Però, insomma, alla fine è uscito questo 0-0 che cioè, torniamo a casa con un risultato ancora positivo. Veniamo a domenica, come si ridisegna l'Ischia senza Giacomacco? Si ridisegna, no, vabbè, al di là dell'assenza sua che è importantissima, credo che sia, te l'ho detto, giocatore. Noi ancora Maiorano ce l'abbiamo fuori, Patalano ce l'abbiamo fuori, ce l'abbiamo Pippo fuori squalificato, ce l'abbiamo Baglierano che è ancora fuori, quindi insomma, C'è un po' di turnover. vabbè, c'è un po' di turnover, però tutti i giocatori che insomma, che hanno fatto presenza, hanno giocato, quindi per noi questa cosa qui non deve essere un alibi, deve essere ancora di più una dimostrazione di forza nella difficoltà, quindi al di là delle assenze che ci possono essere, vanno in campo 11 giocatori secondo me forti e quindi noi come sempre dobbiamo fare una partita dinamica, una partita di qualità nel gioco, dobbiamo arrivare per creare occasioni da gol, perché quello è stare sempre messi bene, sia anche nel momento che si va ad attaccare la porta avversaria, dobbiamo sempre essere messi bene, nel senso che se si riperde la palla dobbiamo essere subito pronti per essere aggressivi e andarla a recuperare. Di questo ansio che arriva, cosa ti preoccupa? Loro un po' come noi hanno tre squalificati, hanno ancora un paio di giocatori che sono infortunati, quindi anche loro sono in emergenza. No, mi preoccupa la squadra, che è una squadra che deve fare punti, quindi ha bisogno di fare punti, quindi è una squadra che verrà a cercare di fare la partita, a cercare di fare punti. Adesso gli mancano tantissimi giocatori anche a loro, quindi tra virgolette abbiamo un pensiero di come possono giocare, come i giocatori insomma, che hanno a disposizione. È una partita difficile come tutte le partite, però noi dobbiamo essere pronti a fare una buona partita. Se vogliamo fare qualcosa di importante, queste partite vanno vinte e quindi noi dobbiamo fare una grande prestazione in tutti i sensi di qualità, di quantità e provare a fare più occasioni possibili, perché per noi è quello il concetto, è quello che noi dall'inizio dell'anno proviamo a fare, no? Quindi una partita importante, una partita difficile, una partita che dobbiamo provare in tutti i modi a portarla a casa. Senza svelare nulla o anticipare nulla, sarà più un'Ischia che punterà sugli under, oppure per esempio hai immaginato che magari ecco, con le assenze importanti di Giacomo ci sarà spazio ancora per Trofa, Mattera e quindi diciamo, Vabbè, sei noi abbiamo riattento. tanti, noi abbiamo 16, 15, 16 over, quindi alla mancanza di giocatori insomma, da fuori che è squalificato, Maiorana che è infortunato, Giacomarro che è infortunato, abbiamo gli altri insomma, over che sono a disposizione, quindi no, giochiamo con i soldi dei 4 under e poi con i 7 over normali come abbiamo fatto Vedremo per sempre. caso questo tridente d'attacco che un po' ci stiamo coccolando noi No, London, ma Roma. nella partita se ne abbiamo bisogno in corso è molto facile questa cosa qui. Per fare una partita, giocare con tre attaccanti con caratteristiche come che ce l'hanno loro, deve essere una condizione al 100%, la squadra deve avere una condizione al 100%. Non credo che in questo momento anche chi gioca, ci sono tanti giocatori che sono 7 mesi che giocano, che continuano a giocare con problemini, perché ormai siamo quasi alla fine del campionato. In questo momento non è una squadra che può sopportare un tipo di attacco così, capito? Quindi se ce n'è bisogno nella partita sicuramente.
all'inizio no. Ultima domanda per me, allerta meteo gialla, ma non tanto il problema dell'allerta meteo, il problema è della pioggia, che giochiamo al Mazzella e c'è un avversario in casa, il terreno di gioco. No, adesso se 2 settimane il campo, se lo vai a vedere, è molto meglio. Spero, insomma, domani non ci alleneremo qui perché domani c'è pioggia tutto il giorno, quindi andiamo giù, lo lasciamo stare. Quindi penso che domenica, al di là della pioggia, che poi non so se domenica, ma ha detto che forse domenica non ci sarà pioggia fino alle 5 pomeriggio, quindi il campo possa sta meglio, insomma, Sta quindi recuperando sta recuperando pure lui. Quindi no, poi sicuramente nella partita il fatto di che avrà piovuto domani tutto il giorno, domenica sarà alla fine dopo mezz'ora un po' si farà brutto, però come si fa brutto per noi, si fa brutto anche per loro. E noi, al di là di questo problema che abbiamo del campo, dobbiamo sempre, come abbiamo sempre fatto, noi ormai lo conosciamo, siamo abituati. Anche nelle difficoltà nel giocare, sappiamo che è così, però sappiamo che noi questa cosa non ci spaventa, che noi proviamo sempre a fare quelle cose che abbiamo provato all'inizio dell'anno, perché no, il nostro modo di giocare, insomma, quindi ci prendiamo le nostre, ci prendiamo anche delle situazioni un po' così, però lo facciamo e proviamo a sviluppare tutto quello che è il calcio, quello che noi pensiamo di fare delle situazioni che poi ci portano alla fine a fare, insomma, ad arrivare più possibile davanti, più vicino alla porta. Mister, io le faccio tre domande, le prime due le faccio direttamente ora, che sono più tecniche. Abbiamo parlato di Baldassi, che sarà sì della partita, però le chiedo se sarà proprio dall'inizio della partita che sarà in campo, oppure entrerà a partita in corso. E poi il discorso riguardo Pasquale Chiariello, recuperato in un momento in cui rischia a destra, diciamo, manca il terzino che poi è squalificato. Se ad esempio si potrebbe passare anche una difesa a 3 con Pastore, Montore e Chiarillo, ad esempio. Allora, prima di Baldassi. no, Valerio oggi si è allenato, quindi è recuperato, insomma, adesso ha fatto 3 giorni che non si è allenato, cioè si è allenato a parte, insomma, non è che si è allenato, ha fatto la parte fisica, poi non ha fatto partite, oggi ha fatto la partita con i ragazzi, stava bene, quindi se lui fino a domenica sta, insomma, come sta oggi, non, è nella partita. Per quanto riguarda il fatto che manca Florio perché è squalificato, non cambiamo modo di giocare, cioè giocheremo sempre come abbiamo sempre fatto. Giocherà un giocatore che l'anno scorso, no, ha fatto tante partite in quel ruolo dove stava, insomma, l'anno scorso, quindi non c'è stato nessun tipo di problemi, terzino destro. E quanto riguarda Pasquale Chiariello, rientrerà Pasquale Chiariello domenica. Domenica gioca Pasquale. E l'ultima le chiedo per quanto riguarda i tifosi, perché abbiamo tante volte elogiato il 14° uomo in campo dell'Ischia, l'ultima volta però al Mazzella, diciamo, c'è stata un'immagine diversa, perché abbiamo visto i tifosi non allo stadio, ma bensì sopra palestra del Tempio del Fitness. Volevo chiedere anche un commento riguardo quella cosa. Commento non lo so, questa è una cosa che non preferisco non parlare, sia stata una situazione, insomma, mi hanno detto, però preferisco non parlare. Per quanto riguarda i tifosi, quest'anno sono stati incredibili, detto, hanno una grande passione per questa squadra. Spero che domenica ci sia tanta gente a incitare questi ragazzi, perché veramente penso che sia un connubio bello, squadra tifosi quest'anno. Siamo contenti di aver riportato tanta gente di nuovo allo stadio dopo tanti anni, ma la cosa che è più bella credo che sia il fatto di che tanti bambini con le famiglie, insomma, io, papà e mamma vengono a vedere la partita con le sciarpe dell'Ischia, con le bandiere dell'Ischia. Questa è la nostra, penso che
è la nostra vittoria più importante, quindi siamo orgogliosi di questo. I miei ragazzi devono essere orgogliosi, vuol dire che hanno fatto quest'anno qualcosa di importante, che insomma, dopo tanti anni che li si mancava in questa categoria, è normale che noi da qui a 2 mesi abbiamo 9 partite, non dobbiamo mollare un centimetro, dobbiamo continuare ad avere questo tipo di atteggiamento, di squadra, di modo di giocare. Perché fino a quello che abbiamo fatto va bene, da qui a 2 mesi che mancano alla fine del campionato non dobbiamo sbagliare, perché altrimenti tutto quello che si è stato fatto in questi 7 mesi li perdiamo, no? Quindi non si deve mollare niente, nell'allenamento si deve mollare niente, in quello che deve fare la squadra deve continuare a farlo, deve avere un atteggiamento sempre positivo, correre in avanti, avere un atteggiamento da squadra forte, quella che è l'ISCA, insomma, questa è la cosa che noi dobbiamo fare. Mister, proprio in conclusione, soltanto perché l'ho visto passare, Castagna. Castagna è nei 20, no? Domenica, anche se secondo me non è ancora in una condizione, insomma, proprio. Però domenica, a mancanza di tanti, è a disposizione, e poi vediamo, insomma, se riusciamo a. Se avremo bisogno, se nei 20 ne avremo bisogno, vediamo se riusciamo a fargli fare un po' di minutaggio. Perché lui non vede l'ora, perché su Anche lui, sette diciamo. mesi no, vabbè. Però lui deve stare in una condizione, non gli dobbiamo far fare brutta figura. Lui c'è un ragazzo che ha tanta voglia di giocare, però poi dopo Bisogna ci stare. sono, bisogna stare attenti, perché poi dopo diventa. Grazie. Grazie a voi.